Abbiamo notato ad un certo punto, devo dire che è stato Marco a notarlo, un momento di sosta di Papa Francesco. Era piuttosto deciso ma anche molto sorridente nel avvicinare, almeno ci sembrava una persona, e Marco testualmente ha detto sembra quasi un'intervista. Beh, il nostro Andrea Tramontano era lì, era proprio vicino, è uno dei nostri operatori registi embedded, quindi quelli che viaggiano proprio a seguito di Papa Francesco con la nostra Cristiana caricato. Lui si è fermato, ha posato l'occhio indiscreto della sua telecamera e ha portato queste immagini straordinarie. Vi facciamo la traduzione perché è uscito fuori qualcosa di interessante. Le vedrete anche sugli altri schermi perché, diciamoci la verità, le abbiamo donate ovviamente anche a chi ce l'avesse chiesto e ce lo sta chiedendo mezzo mondo. E allora, vediamo per un momento le immagini insieme e insieme troveremo la soluzione a quell'interrogativo. Che cosa si stanno dicendo Papa Francesco e questo signore? Vediamo insieme. Papa Francesco, come sta? Stiamo trasmettendo con Radio Continentale. Le pido un saluto, un momento, eh. Papa Francesco, stiamo con Radio Continentale. Come sta usted? No, ¿y usted cómo está? Muy bien. Usted ha hecho un anuncio que ha sacudido al mundo. ¿Y cómo está hoy? El anuncio hoy del Vaticano promoviendo esta invitación que lo ha sacudido al mundo. ¿Cómo está? Bien, gracias, muy bien. Le agradezco a usted toda la cobertura que está haciendo. Por favor, lo que usted me dice, el mundo lo está mirando con atención. ¿Le pesa? ¿Está tranquilo? Yo estoy muy tranquilo, pero soy consciente de progresar y luchar por la paz. Si no, nos destruimos todos. ¿Qué ha encontrado en los líderes con los cuales ha hablado hasta el momento? ¿Ha encontrado esa convicción? Bueno. Gracias, Papa. Lo seguimos cubriendo por Radio Continental con el Papa Francisco en esta entrevista exclusiva. E allora lo avete visto, c'è chiaramente la sicurezza, Papa Francesco si avvicina a questa persona e dice lui è un amico, quindi lasciatemi stare, posso parlare. Questa persona chi è? Nelson Alberto Castro, un collega, un giornalista della Radio Argentina, Radio Continental, ed è in diretta e lo dice al Papa, dice siamo in diretta, si salutano come se fossero appunto degli amici. Papa Francesco come stai? Gli chiede Nelson, siamo in diretta per Radio Continental, ecco lo vedete in questo momento. Come stai? Insomma, come sta? Bene, molto bene, sono qui con questi amici, risponde Papa Francesco. E lui, il collega, incalza. Lei ha fatto un annuncio questa mattina al mondo. Come va? Bene, risponde Papa Francesco. L'annuncio, ribadisce, incalza il collega Nelson Alberto Castro, è quello di un annuncio al mondo, è quello in Vaticano, quello dell'invito. Sì, gli risponde Papa Francesco, sì, l'invito. E beh, com'è? Com'è stato? È stato solo un invito, grazie a lei per la copertura dell'evento. Papa Francesco che ringrazia il giornalista perché in quel momento è in diretta. Il mondo continua, la sta guardando con attenzione, le pesa, lei è tranquillo, gli domanda. Io sono tranquillo, risponde Papa Francesco, però sono cosciente che c'è da pregare e da lottare per la pace, se no non la costruiamo tutti. E poi ancora l'ultima domanda, come ha trovato le persone con cui ha parlato, i leader con cui ha parlato? Bene, bene, una buona condotta, tradotta così letteralmente, insomma si sono comportati bene. Francesco saluta, lo ringrazia e si allontana. Ci permettete un piccolo scoop, uno scoop del collega Andrea Tramontano, farà presto il giro del mondo, ci faceva piacere condividerlo con voi.